oggi per l'appunto iniziamo a parlare proprio di macchine motrici e in particolare di turbine termiche. Turbine termiche, voi sapete bene, nel corso di macchine esistono sia le configurazioni assiali sia le configurazioni centripete. In realtà poi c'è un'applicazione di nicchia che oggi si sta sviluppando abbastanza che riguarda anche turbine termiche centrifughe in realtà. Però resta un'applicazione di nicchia. Ora, nel nostro corso io ho fatto la scelta, proprio perché la categoria delle macchine è vastissima, delle turbomacchine è anche molto vasta, ho fatto la scelta di concentrarci sulle turbine assiali. Quindi dal punto di vista delle turbine termiche non affronteremo le macchine radiali, ma ci limiteremo ad affrontare quelle che sono le problematiche delle macchine assiali. Come abbiamo fatto per i compressioni, ripartiamo un po' dai fondamenti della termodinamica del lavoro di espansione. Consideriamo un gas, come al solito lo schematizziamo tramite un gas perfetto, assumiamo costanti calori specifici. Supponiamo di avere del gas disponibile a una certa condizione iniziale, pressione P con 0, temperatura T con 0, e abbiamo la possibilità di farlo espandere fino a una pressione a valle che indichiamo con P con 1. Dalla termodinamica sappiamo, se abbiamo a che fare con un processo adiabatico, come siamo soliti schematizzare i processi all'interno delle nostre turbomacchine, che se la trasformazione è ideale, questa potrà darci un lavoro specifico ideale, che indichiamo come al solito con Y, pari al lavoro ideale isentropico, che esprimiamo, facendo riferimento alla figura riportata sulla slide, come H con 0 meno H con 2 isentropico, dove l'entalpia H con 2 isentropica è appunto quella relativa al punto di fine espansione da P con 0 a P con 2 quando il fluido espande secondo l'isentropia, quindi una trasformazione ideale a zero degradazione di idrogeno. In questo, nello scrivere questo, io ho cambiato la convenzione dei segni per quanto riguarda il calcolo del lavoro rispetto a quanto abbiamo fatto per le macchine operatrici. Passiamo appunto alle macchine motrici, il lavoro ci fa comodo considerarlo positivo quando è ceduto dal fluido alla macchina e non il viceversa come abbiamo fatto per le macchine. Possiamo esprimere questo lavoro passando, nell'ipotesi in cui ci siamo messi, da quelle che sono le entalpie passando alle temperature, quindi calore specifico a pressione costante per la temperatura di inizio espansione T con 0 meno la temperatura di fine espansione T con 0. Ci ricordiamo che il calore specifico a pressione costante possiamo esprimerlo in funzione del K, rapporto Cp su Cv, della costante del gas R. Mettiamo in evidenza quelle che sono le condizioni a cui è disponibile il vapore, quindi la temperatura T con 0. Ci ricordiamo le leggi della isentropica. Possiamo esprimere questo lavoro di espansione ideale in funzione del rapporto di espansione P2Cp0. Qui stiamo facendo i calcoli della termodinamica pura, assumiamo che C con 0 sia circa pari a C con 2, assumiamo anche pari a 0, come siete stati abituati a fare nel corso del dibattito. Questo è il lavoro appunto ideale che potremmo ottenere facendo espandere un flusso in funzione delle proprietà del fluido, della temperatura iniziale e in funzione di quello che è il rapporto di espansione che abbiamo a disposizione. Sappiamo che nella realtà ci saranno delle degradazioni di energia meccanica man mano che avviene l'espansione, quindi in realtà non ci muoveremo lungo l'isentropica, ma il fluido espanderà fino a raggiungere una condizione finale identificata dal punto 2 a destra, che si trova sull'isobara P con 2, a destra del punto 2 isentropico, proprio per
perché ci sono delle reazioni di energia meccanica che fanno aumentare quella che è l'entropia. Rappresentiamo la trasformazione termodinamica tramite la politropica equivalente reversibile 0,1. Ora, il lavoro reale LP, possiamo sempre calcolarlo come CP T con 2 meno T con 0. Con la stessa ipotesi che viene trascurabile l'energia cinetica o uguale tra di loro a inizio e fine espansione. Consideriamo per l'appunto la politropica equivalente che ci porta da punto 0 al punto 2. Questa volta quindi il rapporto tra le temperature lo esprimiamo sempre in funzione del rapporto di espansione. Però elevato a n-1 su n, in quanto per l'appunto facciamo riferimento alla politropica, una trasformazione reversibile, la politropica equivalente che va da punto 0 al punto 2 ed n è proprio l'esponente di tale politropica. Quindi possiamo esprimere il lavoro ideale secondo tale relazione, possiamo scrivere il lavoro reale secondo questa relazione, dove l'unica differenza è che non compaiono più solo le proprietà del fluido e il rapporto di espansione, ma compare anche l'esponente n della politropica. Di quanto n si discosta da k dipenderà poi effettivamente da quante declarazioni di energia ci sono state durante l'espansione, quindi da quanto il punto 2 tende a spostarsi a destra rispetto al punto 2 esattamente. Come abbiamo fatto per il lavoro di compressione, anche per il lavoro di espansione in realtà possiamo ricavarci il lavoro scambiato sulla base di quella che è l'equazione di energia meccanica. Difatti il lavoro di palettatura lo possiamo esprimere, il lavoro scambiato, il lavoro di espansione lo possiamo esprimere come l'integrale di V dp, tenendo conto dell'equazione dell'energia meccanica direttamente dell'energia degradata. In questo caso, attenzione, l'integrale l'integrale da 2 a 0, scusatemi, non da 0 a 2, se lo esplicitiamo, come abbiamo, il conto l'abbiamo fatto per i compressori, non sto a ripeterlo per gli espansori, otteniamo questa espressione del lavoro reversibile di espansione. A cui dobbiamo andare a sottrarre poi quello che sarà il lavoro degradato, quello che chiamiamo lavoro di attrito, non sono altro che le degradazioni energetiche. Grafico, come abbiamo fatto al corso di macchine, se facciamo riferimento ai punti 2S, 2 e 2' che abbiamo qui sull'isopara di scarico, l'area di 2S, 2'A corrisponde alla variazione di entalpia che abbiamo quando il fluido espande rispetto all'isentropia da 0 a 2S. L'area C2, 2'A, corrisponde all'entalpia che abbiamo quando il fluido espande lungo la trasformazione equivalente 0,2. Quindi,
se vogliamo definire rendimento isentropico della trasformazione, questo rapporto tra il lavoro effettivamente scambiato e il lavoro ideale associato alla trasformazione isentropica, questo sarà di fatti pari al rapporto tra le aree C2, 2'A, e l'area B2 isentropico 2'A. In effetti la differenza tra i due lavori corrisponde all'area B2S2C, che è minore dell'area B02C che corrisponde proprio all'integrale del TDS associato alla trasformazione, ossia al nostro lavoro di attività. Minore quindi, forma sintetica, di quello che è il totale delle degradazioni di energia meccanica, ossia appunto l'integrale di T da 0 a 2. Nei compressori il lavoro che dobbiamo fornire nel caso di una compressione reale è maggiore di quello che dobbiamo fornire nella compressione ideale, non solo perché ci sono le degradazioni di energia meccanica che vanno a creare questa differenza, ma anche perché andiamo a comprimere un fluido che a parità di pressione è più caldo, quindi c'è un maggior volume specifico rispetto al fluido che invece viene compresso secondo gli isentropici. Questo è un effetto negativo e lo chiamiamo questo lavoro in più che bisogna fare, lavoro di controrecupero. Nel caso invece dell'espansione, questo effetto gioca a favore. A parità di pressione, il fluido che sta espandendo lungo la 0,2 ha un volume specifico più grande rispetto al fluido che sta espandendo lungo l'isentropica, 0,2 isentropico. Quindi il VdP è maggiore. Questo ci dà... Quindi in questo senso le degradazioni di energia meccanica danno questo effetto benefico che in parte ci permettono di recuperare proprio quello che è il lavoro in più che dobbiamo fare a causa dell'esistenza stessa delle degradazioni di energia meccanica che possiamo ottenere. Il lavoro in più, scusate, nel caso di compressione qui si parla di lavoro ottenuto, quindi di ottenere un po' più di lavoro recuperando quelle che sono le degradazioni di energia meccanica. Questo effetto nel caso delle turbine è chiamato effetto di recupero. Quindi, se vogliamo valutare l'espansione tramite un cosiddetto rendimento isentropico, possiamo andare a utilizzare questa espressione. In realtà, se vogliamo prendere a riferimento la politropica equivalente a quella che ci descrive l'espansione reale del fluido, come abbiamo fatto per i compressori, dobbiamo andare a considerare un rendimento politropico, questa volta l'espansione, andando a confrontare quindi il lavoro di palettatura con il lavoro associato alla politropica equivalente di espansione, che è proprio il lavoro calcolato secondo tale relazione, che corrisponde all'area B02 2'A. In realtà, se consideriamo quella come politropica equivalente, quindi comunque una trasformazione reversibile, è data dalla somma tra
la variazione di entalpia, quindi sempre l'area C2, 2' ora, e quello che dovrebbe essere un calore scambiato lungo una politropica equivalente reversibile, ossia sempre l'integrale di TTS, ossia tutta quanta l'area di 0, 2, C. In tal senso, quindi, mentre nei compressori il rendimento politropico era sempre un po' più alto di quello che è il rendimento isentropico e più onesto nel valutare le prestazioni della macchina, questa volta nelle turbine accade il contrario, proprio perché in realtà il rendimento isentropico beneficia di quello che è il cosiddetto effetto di recupero, appunto questa maggiore dilatazione del gas quando dilata secondo la trasformazione reale, mentre espande secondo la trasformazione reale, e quindi il fatto che andiamo a far espandere del gas a volumi specifici un po' più grandi a parità di pressione. Difatti, bene o male, le manipolazioni manuali che possiamo fare sono le stesse che già abbiamo fatto nel caso dei compressori. Il rendimento isentropico in forma analitica lo possiamo esprimere in funzione del rapporto di espansione tramite questa relazione, dove entra il gioco N. Se andiamo a fare il rapporto tra lavoro di apparecchiatura reale, potremmo chiamarlo, lavoro di espansione reale e lavoro di espansione associato alla politropica, dobbiamo fare il rapporto tra queste due espressioni in funzione del rapporto di espansione, delle proprietà del fluido, della temperatura iniziale, di K e di N. Vedete, il termine tra parentesi è identico, quello che resta è semplicemente rendimento politropico K su K-1 per N-1 su N. Quindi anche in questo caso il rendimento isentropico 1 meno P2 su P0 elevato a N-1 su N, possiamo scriverlo come K-1 su K per R politropico, fratto 1 meno rapporto di espansione P2 su P0 elevato a K-1 su K. Quindi se facciamo riferimento a questa espressione è facile andare a valutare quello che è il rendimento adiabatico che possiamo ottenere avendo fissato un certo rendimento politropico di espansione e avendo fissato quello che è il valore di K, quindi il tipo di fluido. E vediamo che in effetti questa volta il rendimento adiabatico, il rendimento isentropico è sempre maggiore di quello politropico. Tendono come al solito ad avere lo stesso valore quando il rapporto di espansione, qui è rappresentato in realtà beta è P0 su P2, quindi è l'inverso del rapporto di espansione. Tant'è vero che i numeri sono sempre maggiori di 1, vedete riportati sull'asse dell'ascissa. Quando questo rapporto tende a 1, il rendimento politropico e il rendimento isentropico tendono ad assumere lo stesso valore. È chiaro che questo fattore di recupero, per quanto riguarda la termodinamica delle turbine, gioca molto a favore, perché anche macchine che tendono a degradare molta energia meccanica, quindi non hanno rendimenti politropici eccezionali, però giocando sul recupero riescono poi ad avere invece rendimenti isentropici, sono quelli che più ci interessano quando poi mettiamo la macchina in esercizio, invece assolutamente decenti e quindi che possono far funzionare l'impianto, al contrario di quello che accadeva nei compressori, dove invece finché non si riescono a raggiungere buoni valori del rendimento politropico, il rendimento isentropico a causa dell'effetto del controllo recupero è sempre poi più scadente e quindi va a peggiorare quelle che sono le performance, va a peggiorare quelle che sono le performance dell'impianto dove andiamo a mettere questo compressore. No,
vi dicevo, noi ci occupiamo di turbine termiche di tipo assiale, configurazione addirittura simile a quella dei compressori. Abbiamo sempre una successione di schiere statoriche e schiere rotoriche. Le schiere statoriche montate sulla cassa della macchina e le schiere rotoriche montate su un tamburo che può avere varie forme, può essere cilindrico oppure può essere di forma conica. Come per i compressori assiali, lo scambio di energia, facciamo riferimento a macchine assiali pure, dove la Opon 1, se seguiamo una linea di corrente, la velocità periferica all'ingresso della schiera è uguale alla velocità periferica all'uscita della schiera. Non possiamo contare su alcun termine centrifugo per quanto riguarda lo scambio di lavoro, quindi in realtà, se richiamiamo quella che è la relazione di Eulero, lo scambio di lavoro avviene solo grazie alla deflessione che la vena fluida subirà attraversando la schiera e quindi all'azione alare, di tipo alare sostanzialmente. Questa tipologia di macchina in genere elabora un fluido di lavoro che è costituito da un gas, in prima approssimazione descrivibile come un gas perfetto, caso in particolare gas combusti, se facciamo riferimento ad esempio a un impianto di tipo turbogas o cosiddetto, oppure elabora vapore, classicamente vapor d'acqua negli impianti a ciclo IRN. Le configurazioni possono essere le più svariate. Possiamo trovare in esercizio piccole turbine ad azione monostadio, adatte per applicazioni industriali di piccola potenza, oppure turbine cosiddette a salti di velocità. L'avete fatto il corso di macchine, le ruote Curtis o turbine a salti di velocità? C'è una parte statorica. Esatto, sì, ok. Diciamo applicazioni industriali di potenza un po' più elevata. Parliamo per entrambe queste turbine, ad esempio c'è il caso di una ruota a salti di velocità, no? Condotto statorico dove viene fatto espandere il gas che poi a pressione costante attraversa la corona rotorica, dove troviamo in realtà una successione di due ugelli rotorici, di due condotti rotorici intervallati da un cosiddetto condotto raddrizzatore. Diciamo, la particolarità di queste macchine è che le schiere rotoriche si trovano a pressione costante, non c'è espansione del flusso attraverso la girante. Tutta l'espansione, tutta la variazione di pressione è concentrata nella parte statorica della macchina. Poi possiamo avere turbine a reazione multistadio, una successione di stadi a reazione, magari stadi ripetuti, magari facendo un esempio quella che viene chiamata turbina Parsons. Macchina dove abbiamo una successione di stadi a grado di reazione costante pari a 0,5. Oppure turbine miste dove convivono in una stessa macchina un po' tutte sia le turbine ad azione, sia le ruote Curtis, sia gli stadi a reazione, organizzati in vari corpi chiamati di alta, media e bassa pressione. Le turbine che vengono utilizzate nei grandi impianti a vapore, dove appunto a causa di quelle che sono le grosse variazioni termodinamiche che il vapore subisce durante la sua espansione, da quella che è la pressione all'uscita del passando dalle condizioni di uscita del generatore di vapore fino ad arrivare a quelle che sono le condizioni del condensatore, ci sono variazioni enormi per quanto riguarda le condizioni termodinamiche del fluido di lavoro, e in questo caso c'è bisogno di organizzare appunto una macchina che non solo possa sfruttare questo grosso salto in tappio che viene messo a disposizione, ma che sia in grado di gestire soprattutto la grande variazione di portata ad esso associato, e questo viene fatto appunto organizzando una serie di corpi, ognuno di essi formato da un certo numero di stadi, in cui il vapore espanderà. Abbiamo bisogno di una tipologia di stadio nella parte di alta pressione, una tipologia di stadio nella parte di media pressione e una diversa tipologia di stadio ancora nella parte di bassa pressione. Rispetto ai compressori abbiamo un grande vantaggio,
Questa volta il flusso, attraversando sia la schiena statorica che rotorica, opera in favore di pressione. Cioè in realtà il flusso espande, non deve muoversi contro un gradiente di pressione come accade nei compressori. Quindi abbiamo meno rischio di incorrere nel fenomeno del distacco della vena, che appunto è un problema con cui ci siamo confrontati nelle macchine operatrici, perché lì avevamo un problema appunto che il flusso si muoveva contro pressione. Quindi quando il flusso scorre sul dorso della pala deve recuperare pressione non solo per il gioco delle linee di corrente che tendono ad addensarsi e poi a diradarsi, superato il punto di massimo spessore del profilo, ma anche perché proprio il canale era un canale fatto apposta per rallentare e far guadagnare pressione. Questa volta invece il canale sarà un canale che è fatto apposta per far espandere il fluido, farne diminuire la pressione, e questo gradiente di pressione favorevole aiuta proprio il vapore o il gas a scorrere all'interno dei condotti statorici e rotorici, prevenendo l'accumulo. Cioè, tutto sommato, questa volta il rischio di stallo dei nostri canali, delle nostre pale, è molto inferiore rispetto a quelli che erano i rischi di stallo nel caso di compressione. E questo ci permetterà, come potete già immaginare, quindi di lavorare con deflessioni molto più alte rispetto a quello che potevamo realizzare nei compressori, quindi sfruttare anche un maggior salto di pressione per il cavallo dello stadio, se lo vogliamo vedere da un altro punto di vista, maggiori coefficienti di lavoro, maggior rapporto di espansione che possiamo sfruttare all'interno del nostro stadio. E quindi abbiamo a che fare con macchine anche molto meno delicate di quelle che sono i compressori. Difatti l'ottimizzazione e la messa in opera di turbine assiali è stata molto più... è avvenuta molto prima di quella che era la messa in opera di un'industrializzazione di compressori assiali. Già alla fine dell'Ottocento dello scorso secolo c'erano diversi esempi di applicazioni di turbine termiche di tipo assiale funzionante. Limiti da considerare. Come al solito dovremmo tener conto, macchine assiale, della sollecitazione centrifuga, il che ci porta a limitare la velocità periferica e ci porta a limitare il rapporto tra altezza di pala e diametro medio della girante. Stati di alta pressione, alta temperatura dovremmo dire, considereremo come limite i 250 metri al secondo per quanto riguarda la velocità periferica all'apice della pala. Per gli stati a bassa pressione considereremo i 500 metri al secondo, anche se oggi le applicazioni vanno verso i 600 metri al secondo per questo tipo di stato. La sollecitazione non limita solo la U, ma bisogna anche limitare l'altezza di pala, e questo è un vincolo che poi lo vedremo alla fine di questo ciclo di lezione. Ci si scontra nella progettazione delle turbine, soprattutto delle turbine a vapore in impianti a condensazione. Considereremo che il rapporto B sul diametro medio della nostra girante è inferiore al massimo a 0,3. Abbiamo un limite anche però per quanto riguarda le minime altezze di pala, fissata quello che è il diametro della girante. Questo sia per che i perdite ai giochi, discorso che abbiamo fatto tante volte, lo spazio che dobbiamo lasciare tra la palettatura rotorica ad esempio e quella che è la cassa, bene o male è sempre lo stesso, dato da considerazioni tecnologiche. Quindi se quello spazio, quella distanza resta sempre la stessa, più diciamo bassa la pala, perché magari la portata volumetrica sta diminuendo, più quello spazio attraverso il quale sfugge un po' di portata di vapore o di gas diventa percentualmente importante, più quindi diminuisce quello che all'epoca abbiamo chiamato rendimento volumetrico della macchina. Inoltre, più facciamo la pala bassa, più aumenta l'importanza degli strati limiti che si sviluppano sulla cassa o sul mozzo della pala stessa. Cioè, in realtà stiamo facendo un condotto sempre più piccolo, dove quindi contano sempre di più le perdite di attrito e gli strati limite che si sviluppano sia sul profilo, sia per l'appunto sulla cassa e sul mozzo della pala. Si arriva a un certo punto che l'insieme di queste due cose
porta al rendimento di stati inaccettabili, per cui anche qui dobbiamo limitare quella che è l'altezza della tavola, nel senso che non possiamo scendere al di sotto di un certo valore limite quando andiamo a rapportare al diametro medio della gemma. Quindi in realtà l'altezza di pala riferita al diametro medio è limitata sia in alto che in basso, il che comporta un limite per quella che è la velocità specifica. Perché ci ricordiamo che nelle macchine assiali la velocità specifica è correlata proprio a questo rapporto di forma, V su D con M, o all'equivalente diametro interno su diametro esterno che per esempio abbiamo utilizzato nel progetto del compressore assale. Difatti, andiamo a vedere un diagramma di Bercet per le nostre turbine termiche. Come al solito, in ascisse la velocità specifica in ordinate di diametro specifico. In questo diagramma sono riportate le isolinee che fanno riferimento al rendimento total to static per uno stadio assiale. Sono riportati il rapporto H su D e l'altezza di pala proprio riferita al diametro del girante, caratteristico al diametro medio. E qui c'è un'indicazione per quanto riguarda il grado di reazione a cui dopo lo stato. Beh, vediamo che le velocità specifiche variano grosso modo da circa 0,1, un po' di meno, 0,05, fino ad 1, fino a 6, scusatemi, come valori. Questo è il campo di applicazione per quanto riguarda le velocità specifiche delle nostre turbine, con diametri specifici che vanno da poco più di 1 a circa 20. Quella che vedete rappresentata qui in nero è la linea degli ottimi, quindi la linea di Cordier. Come potete vedere, in realtà scusate, l'immagine non è chiarissima, però questa linea degli ottimi, vedete queste linee segnate in verde, fanno riferimento, sono isolinee a grado di reazione costante. La linea degli ottimi capita per, all'interno delle curve a grado di reazione 0,5 e 0,6. Queste sono le condizioni che portano ad avere, secondo questo diagramma di Bercet, all'incirca l'ottimo di rendimento da una macchina, quindi in funzione del grado di reazione. Ritorneremo su questo aspetto, che rendimento possiamo aspettarci al variare del grado di reazione, e vedremo infatti che i massimi rendimenti ce li abbiamo per R poco più grande di 0,5. Forma delle palettature. Qui facciamo proprio lo stesso identico tipo di analisi che abbiamo fatto per i compressori. Quindi facciamo scandere un fluido, questa volta mettiamoci dentro tutto, analizziamo lo stadio. Analizziamo lo stadio, quindi partiamo da un certo stato zero termodinamico, cui corrisponde una certa pressione P con zero, una certa temperatura T con zero, un flusso è caratterizzato da una velocità C con zero, e quindi ragioniamo in termini di entalpia di stagno. L'espansione avviene macchina motrice, quindi prima avremo una parte statorica, poi avremo una parte rotorica. Quindi espansione lungo la 0,1 e poi da 1 a 2. Il lavoro di palettatura, banalmente, bilancio di energia HR0 meno HR2, che possiamo anche esprimere secondo la formulazione diretta di Eulero come velocità periferica V, che riteniamo costante, quindi la nostra linea di corrente resta a distanza costante dall'asse della macchina. Trascuriamo quelli che sono gli effetti di shift lungo il raggio di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione quando abbiamo affrontato il problema dell'equilibrio radiale. Quindi, banalmente, la formulazione diretta di Eulero si riduce a questa relazione. Oppure, se utilizziamo la formulazione indiretta di Eulero,
dove 0 indichiamo l'ingresso allo statore, con 1 indichiamo l'annulus tra statore e rotore. Assumiamole come al solito, come già abbiamo fatto in passato, che le condizioni termofluidodinamiche all'uscita dello statore siano identiche a quelle all'ingresso del rotore, e 2 lo scarico dal rotore, il bordo di uscita dai conduttori. Siccome le nostre macchine spesso sono macchine multistadio, come abbiamo fatto per i compressori, concentriamoci sui cosiddetti stati ripetuti, dove la velocità C con 0 all'ingresso dello statore è identica e congruente con la velocità C con 3 all'uscita del rotore. Quindi, passando allo stadio successivo, avremo la stessa identica velocità. Questo ci permetterà, se ci muoviamo sempre con la stessa distanza dall'asse, di progettare degli stati ripetuti in realtà. Supponiamo anche che a cavallo del rotore non cambi la velocità mediana, che quindi questa in realtà, data la condizione C1 uguale C congruente con C3, implica anche che non cambia attraversando la corona statorica. Facciamo l'esempio della slide. Flusso in ingresso, supponiamolo un flusso assiale, C con 0, in ingresso della corona statorica. Lo statore ha come compito quello di farlo accelerare il flusso, quindi se si deve mantenere invariata la componente mediana della velocità, questo significa che attraversando la corona statorica il flusso dovrà allontanarsi dalla direzione assiale, dovrà diventare un po' più tangenziale, supponiamo qualcosa del genere. Quindi questa volta la nostra palettatura statorica avrà lo scopo di allontanare il flusso dalla direzione assiale, generando, passate in termini, della componente periferica per quanto riguarda le velocità assolute. Come vi dicevo l'altra volta quando abbiamo affrontato il problema dell'equilibrio radiale, nelle turbine la palettatura statorica tende a far aumentare la componente periferica delle velocità. Man mano che il flusso avanza dentro il nostro condotto rotorico, la sua componente periferica, la C con 1, tende ad aumentare. Quindi tende, tornando ai discorsi di prima, tende ad aumentare quella che è la forza centrifuga che va a agire sui vari elementi di fluido, tendendo a spostare in realtà gli elementi di fluido. Come abbiamo fatto in realtà poi per le esercitazioni in complesso, noi trascuriamo al momento questo spostamento. Se andiamo a comporre all'ingresso del rotore la C con 1 con la velocità periferica U, abbiamo la velocità W1 relativa con cui il flusso entra nel rotore. Se il condotto statorico deve essere un condotto accelerante, quindi la C1 è più grande rispetto alla C con 0, lo stesso deve valere per il condotto latore, con riferimento a quelle che sono le velocità relative. Quindi la C con 2 in realtà deve diminuire rispetto alla C con 1, la W con 2 deve aumentare. Ancora una volta il condotto dovrà deflettere il fluido. Cerchiamo di mantenere la stessa.
In particolare poi se abbiamo a che fare con uno stato ripetuto, dovrà essere conformato in maniera tale da ridurarmi la stessa C di partenza, la C con 0. Quindi anche la valettatura rotonda in realtà rappresentato in forma polare i triangoli delle velocità ingresso e uscita dal rotore. Se riporto il triangolo delle velocità all'uscita, stato ripetuto la C con 2 è congruente alla C con 0. Scusate, avevo fatto riferimento a un punto 3 che non esiste nel nostro schema termodinamico. C con 0 è congruente con C con 2. Anche la palettatura rotorica deve essere tale da deflettere il flusso in maniera tale da allontanare il flusso relativo da quella che è la direzione assiale, quindi renderlo sempre un po' più tangenziale. Abbiamo una conformazione della valle di questo genere, la U è diretta in questo senso, la pala avanzerà di dorso fondamentalmente, la parte convessa è quella che tende ad avanzare. Quindi abbiamo questa forma della schiera, di palettatura statorica e successiva palettatura rotorica per il nostro stadio, dove facendo riferimento alle velocità relative, quindi il flusso attraversando i condotti statorici e rotorici tende a diventare sempre un po' più tangenziale. Ovviamente per i condotti statorici dobbiamo fare riferimento alle velocità assolute, per i condotti rotorici stiamo parlando delle velocità relative. In questo schema che trovate sulla slide, che ho cercato di produrre sulla lavagna, ovviamente io ho assunto gli angoli cinematici grosso modo congruenti con quelli geometrici. La condizione a cui ho fatto riferimento, quindi alfa con 0 90 gradi ingresso e uscita assiale dallo stadio, è una condizione che è abbastanza solida per le turbine, anche se non è detto che debba essere rispettato. Ci sono stati in cui in realtà si può scegliere di fare degli stati ripetuti dove l'angolo alfa 0 e alfa con 2 non è affatto 90 gradi, quindi non abbiamo ingresso o uscita assiale. Sempre facendo riferimento agli stati ripetuti, qui lo riportavo sempre in forma radiale, due tipologie di triangoli delle velocità, l'altezza del triangolo è la stessa, la U rimane invariata tra la configurazione in alto e quella in basso. Come potete vedere, in realtà nelle turbine possiamo accettare o richiedere deflessioni del flusso molto elevate, proprio perché la pala difficilmente sta in grado di sopportarle queste grosse deflessioni del flusso. La deflessione c'è data da quanto cambia la direzione della velocità assoluta nella schiera statorica o della velocità relativa nella schiera rotorica. Possiamo passare da questa tipologia di triangoli di velocità addirittura a questa, dove l'ingresso e l'uscita delle velocità alla schiera statorica o alla schiera rotorica addirittura giace in quadranti diversi. Vedete?
se facciamo riferimento all'angolo alfa 2 o se facciamo riferimento all'angolo beta 1, addirittura ci troviamo con degli angoli che sono ottusi. Quindi in realtà in questo caso, quando andiamo a scrivere, se facciamo riferimento a questa configurazione degli angoli delle velocità, quando andiamo a scrivere la relazione di Eulero, questo termine ci dà un contributo positivo al lavoro scambiato, quindi aumenta di molto la possibilità dello stadio appunto di scambiare lavoro tra fluido e macchina, proprio perché la C2U possiamo arrivare a un valore della deflessione tale che questa C2U ci diventa negativa, superiamo lo scarico, la condizione di scarico assiale e andiamo nell'altro quadrante. Se facciamo riferimento ai triangoli delle velocità, introduciamo i soliti parametri dimensionali, coefficiente di lavoro, rapporto tra lavoro di palettatura e velocità periferica al quadrato, coefficiente di flusso, rapporto tra la velocità meridiana e la velocità periferica. Possiamo esprimere quella che poi sarà la base per studiare la caratteristica della macchina, il coefficiente di lavoro psi grande, dato dal rapporto tra lavoro di palettatura e un quadro, riferimento ai triangoli delle velocità, le componenti periferiche delle velocità assolute le possiamo riportare ai valori degli angoli alfa con 1 e beta 2, parenti in qualche modo di quelli che sono gli angoli costruttivi delle pale statoriche e delle pale rotoriche, coincidenti con gli angoli costruttivi delle pale statoriche e rotoriche se assumiamo deviazione nulla, banalmente la C1, facciamo riferimento a questo triangolo delle velocità, la componente periferica C1U sarà C con M per la tangente dell'angolo alfa con 1, la C2U possiamo riportarla all'angolo beta 2 tenendo conto che è pari ad U meno W2U. Ossia U meno C con M per la tangente. Sono gli angoli cinematici parenti di quelli che sono gli angoli costruttivi di uscita dalla pala statorica e dalla pala rotorica. Misurati facendo riferimento alla direzione periferica, come siamo soliti fare. Vediamo che se fissiamo il valore di questi angoli, beta 2 ed alfa con 1, il coefficiente di lavoro tende a crescere con il coefficiente di flusso.
Quindi se vorremmo scambiare molto lavoro dal nostro stadio dovremo in qualche modo puntare a lavorare con coefficienti di flusso elevati, ad esempio, se vogliamo, se fissiamo appunto i valori dei due angoli, beta 2 e alfa 2. Vabbè, ragazzi, direi di fare 5 minuti di pausa come al solito, spezzare la lezione.